La domanda è questa: cosa si aspetta dall'avvenire domani in San Nicolò? Di proseguire sulla strada che ha intrapreso, cercare di fare una bella prestazione, se possibile portare a casa qualcosa di importante. Penso che in ogni partita uno la prepara per cercare di fare dei risultati, poi dipende dalla forza nostra, dalla forza degli avversari, vediamo. Noi abbiamo cercato di recuperare il più possibile energie per poter fare una partita degna del nome che ci portiamo addosso. Tutto qui. Buongiorno mister. Buongiorno. Risultato a parte contro la Ternana, grande partita, insomma l'abbiamo visto tutti, e ottima prova a seguire con il Monopoli, non c'è due senza tre, si aspetta continuità sotto il profilo dell'impegno sicuramente, ma anche sotto il profilo della forza e della voglia di un riscatto che ormai strada facendo si sta vedendo. Io penso che noi dobbiamo dare seguito alle prestazioni che stiamo facendo. L'ho detto prima, abbiamo preso una strada, cerchiamo di migliorarci giorno per giorno. Speriamo di continuare a fare bene, speriamo che i ragazzi abbiano recuperato, perché stiamo giocando tantissimo e allenandosi poco. E questo può essere un problema dopo un po', però io credo che i ragazzi... Già il nome dell'avversario è di quelli importanti, lo stadio anche, perciò noi dobbiamo prepararci bene, basta, e poi vedere. Se sono più bravi diremo bravi, se siamo più bravi noi vediamo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Al di là del nuovo sistema di gioco, che pure sta portando ovviamente i suoi frutti, sono evidentissimi, inutile negarli, e penso anche alla posizione di un giocatore come Tito, che sta esprimendo veramente il meglio di sé proprio in quel ruolo. Quindi a parte questi notevoli vantaggi, quello che salta agli occhi è il nuovo atteggiamento. Queste ultime tre gare contro, diciamo, che hanno prodotto 8 gol contro le medie piccole squadre pugliesi, soprattutto c'è stato il ritorno in termini, diciamo, di prestazione con la prima della classe, che ha dato l'idea che questa è una squadra, la sua, che veramente, insomma, non deve più studiare, ma già lo è una squadra di rango che può giocarsela con tutti e può tranquillamente andare a Bari e dettare la legge, non dico del più forte, ma insomma del pari grado. Ma noi non ci sentiamo inferiori agli altri, assolutamente. Noi abbiamo passato un periodo brutto, questo è innegabile per tutti, abbiamo sofferto. Abbiamo passato 30-35 giorni dove non ci siamo mai potuti allenare, non siamo potuti nemmeno migliorare. Abbiamo deciso il cambio di modulo dopo una prestazione brutta, che è quella di Francavilla, perché in quella maniera non si poteva più continuare. I ragazzi si sono resi disponibili. Abbiamo rischiato con un giorno di allenamento a passare quel modulo, però era arrivato il momento anche che dovevamo svoltare. E penso che ora siamo in grado di giocarcela con tutti. Questa era la prima cosa più importante, che l'Avellino vada in campo consapevoli dei propri mezzi e se la giochi. Poi può andare bene, può andare male, quello è un altro discorso. Però io credo che l'Avellino ora sia sulla strada giusta per poter fare il campionato che noi ci aspettavamo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, le volevo chiedere, visto gli ultimi risultati dell'Avellino, cioè le buone prestazioni fatte soprattutto con la Ternana, le volevo chiedere, Bari può essere uno snodo di questo campionato per l'Avellino sotto l'aspetto soprattutto psicologico, di autostima, praticamente va risultato a Bari? E poi le volevo chiedere se lei è intenzionato praticamente ad avere, tra virgolette, questa squadra un poco, diciamo, di attesa come ho avuto con la Ternana, rispettando secondo me un po' troppo i Bari, come forse è stato fatto con la Ternana, anche se alla fine ha prodotto bene, diciamo, salvo l'ultimo il gol della fine, oppure lei dice in questo momento sta a giocare proprio a bisapere. Ma noi andiamo a fare la nostra partita, poi a livello tattico vediamo domani. Noi con la Ternana abbiamo scelto una strada perché venivamo anche da un periodo non bellissimo, anche il fatto che col Bisceglie abbiamo preso due gol stupidi non è che ti dava quella sensazione di potertela giocare alla pari. Abbiamo fatto delle cose che pensavamo in quel momento lì di essere
intelligenti nel farle. Poi è chiaro, forse abbiamo aspettato troppo, forse, però il Seima se li porta via il vento. Io penso che la squadra anche lì abbia fatto una buona prestazione. L'autostima sicuramente con i risultati che abbiamo fatto e con le prestazioni che abbiamo fatto sono aumentate anche nei ragazzi. Io li vedo e li sento come parlano. Perciò andiamo là e ci facciamo la nostra partita. Noi non ci riteniamo inferiori a nessuno. Abbiamo passato, glielo ho detto prima, un brutto periodo che è passato fortunatamente. E ora siamo pronti per fare quello che dobbiamo fare, sperando di ripetere certi tipi di atteggiamento e di prestazioni. Salve, mister. Salve. Ecco, se noi domani pomeriggio un confronto con un altro grande maestro della Serie C, Gaetano Chieri, con il quale lei ha condiviso anche un percorso 10 anni fa insieme in Serie B con Nocerina di Quest'Acqua, quando Gaetano Chieri allenava la Nocerina e lei allenava la Quest'Acqua. Che cosa si aspetta al di là del valore tecnico e della forza del Bari individuale, cioè di ciascuno dei giocatori che appunto verrà schierato in campo, da un punto di vista tecnico, che cosa si attenderà dal Bari nella gara di domani pomeriggio? Auteri di solito gioca 3-4-3, il modulo è quello, poi non so se cambia. Ho letto che su qualche sito, su qualche giornale, uno diceva che giocano 3-5-2, uno 4-4-2. Noi, al di là di come giocano loro, ci dobbiamo preparare bene e poi vedere. Auteri di solito, il marchio di fabbrica di Auteri è quello, il mio non so nemmeno io perché ne ho cambiati tanti, però lui è quello. Lui, quando ha vinto dei campionati, anche uno con il direttore a Benevento, giocavano in quella maniera, facevano un bel calcio, perciò non lo scopro mica io, Auteri, è un bravo allenatore. Vediamo domani, è inutile parlare adesso di moduli e di cose che poi possono sempre cambiare. Vediamo. Buongiorno. Volevo chiederti, faceva riferimento a 2 gol subiti col Bisceglie, intanto col Monopoli la porta è rimasta inviolata. Ogni pedina è fondamentale nel suo pedino, sicuramente forte finché è stato un elemento in grado di trasmettere, oltre le sue qualità individuali, anche grande sicurezza al reparto, senza nulla togliere ai colletti. Le chiedo come sta e anche se ci sono aggiornamenti sulle condizioni di maniera. Forte sta bene, forte è a disposizione. Adesso valuteremo se è il caso di rimetterlo in porta da domani o meno, vediamo un po', ne parleremo. Sai, nel calcio si fa la svelta, no? A parlare, a dire un sacco di cose, no? Se ci ricordiamo pane dopo la Turris, per carità di Dio. Ora è diventato uno di quelli più bravi, diciamo, no? Nel calcio ci vuole poco, bisogna avere un minimo di equilibrio, qui le gerarchie sono chiare. È forte il titolare, pane vale forte perché più o meno le qualità sono quelle, però nemmeno voglio mortificare nessuno come non l'ha mai fatto, perciò vediamo, ne parleremo insieme. Per quanto riguarda Maniero, viene via con noi, è convocato, perciò è disponibile. Penso che stia bene, se no non lo convoco, e questo sia chiaro. Buongiorno mister, allora per completare, perché che ha Miceli? Sapevo che non è stato bene Miceli. Sì, ma ha giocato una partita. Sta bene Miceli. Miceli. Poi, invece per guardare in prospettiva, il presidente l'altro ieri ha dichiarato che si aspetta un grande girone di ritorno. Lei dal mercato si aspetta operazioni di completamento o di rafforzamento? Ma io mi aspetto che il direttore, che è qui, e queste sono domande che dovete fare a lui, non a me, anche perché noi non abbiamo ancora parlato, noi ci abbiamo ancora da chiudere questo periodo qui, poi c'è un girone di ritorno. L'unica cosa, io penso che noi abbiamo le idee chiare, quando parliamo poi del direttore, che poi il direttore parlerà col presidente sicuramente, io penso che noi abbiamo le idee chiare per quello che vogliamo fare, speriamo di riuscirci al meglio. In questo momento siamo contentissimi dei ragazzi, bisogna solo fargli degli elogi per il periodo in cui abbiamo passato, perché è facile, ma chi è che viene fuori da quelle malattie lì è un casino, specialmente per dei ragazzi che stanno chiusi in delle stanze per 12 giorni senza muoversi.
perciò meno male sta passando tutto e speriamo di finire bene. Salve Ministro, il Ministro Di Romagna, allora, avversario che sicuramente cercherà di andare a partire comunque un atteggiamento propositivo, il che significa tante cose, lasciare anche un po' di spazio agli avversari. Stadio e campo bello largo, lungo, eccetera. Un nostro atteggiamento tattico che il 4-4-2 allarga, diciamo, il campo e allarga anche gli avversari. Sono tutte componenti che possono portare l'Avellino a fare la gara che più gli si addice, proprio negli spazi come abbiamo visto. Appena abbiamo degli spazi noi facciamo delle grandi prestazioni. Ma io sapevo tanti anni fa che avevano inventato il 3-4-3 proprio per metterlo contro il 4-4-2, no? Se vi ricordate bene, io sono vecchio, mi ricordo c'era il Milan di Sacchi che giocavano a Cella, tutti 3-4-3 perché poi andavano superiorità numerica dietro, parità nel mezzo, tutte queste cose. Io credo che nel calcio conti molto le prestazioni della squadra nel complesso. È chiaro che noi abbiamo caratteristiche diverse da loro, loro avranno le loro, noi dobbiamo coprire bene il nostro campo per quello che vogliamo fare. Poi vediamo, noi siamo una squadra, io penso che l'Avellino sia una squadra in crescita. Forse gli altri, non lo so se sono in crescita o meno, noi dobbiamo guardare in casa nostra. Noi siamo una squadra che penso che giorno per giorno possa migliorare ancora di un bel po'. Perciò vediamo, vediamo poi alla fine. Io ho sempre detto che questo è un campionato che dobbiamo guardare globalmente e vedere dove arriviamo. E poi uno dice, vabbè, ha fatto bene, ha fatto male, te ne va a casa, te rimani, vai, qual è il problema? Io penso che dobbiamo guardarlo globalmente il campionato dell'Avellino. Mister, è sempre divano parlare dei singoli, però entrando nel dettaglio, nelle ultime partite si è visto finalmente un Bernardotto molto più completo, finalmente più sbloccato, però non si parla molto a centrocampo di un giocatore che forse è un leader nascosto, invisibile quasi, del gruppo come Aloy. Aloy credo che in questo momento, considerando anche l'assenza al centrocampo, è diventato un perno fondamentale per il suo sistema di gioco. Ma io penso che Aloy è sempre stato fondamentale per noi, così per D'Angelo e gli altri. Ora, noi abbiamo perso De Francesco, abbiamo Silvestri che sta cercando di recuperare una condizione, Bruzzo che sta guarendo da una ginocchiata che c'era una coscia così piena di sangue, perciò stiamo facendo con quello che in questo momento abbiamo. I ragazzi stanno facendo grandi sacrifici perché poi giocano sempre almeno inizialmente Aloy e D'Angelo. L'altro giorno doveva uscire Aloy, invece c'era D'Angelo che aveva un problema al polpaccio e abbiamo dovuto sostituire lui. Stiamo cercando ogni tanto di dosare, però se poi succede qualcosa, ma Aloy è un giocatore che ultimamente sta cantando e portando la croce, cioè sta facendo molto molto bene, ha personalità, ha facilità di calcio, è un giocatore intelligente, perciò siamo contenti di Aloy. Grazie. Prego. Mister, Bernardotto ha fatto una grande partita, trovo ultimamente il gol, Santanino ha fatto una grande partita, Maniero, Espel, insomma lo dobbiamo presentare noi. E le chiedo, la qualità di questi ragazzi quanto la mette in difficoltà e poi magari scegliere? A me non ne frega niente. Io vado avanti tranquillo per la mia strada, come ho sempre fatto. Ho sempre cercato di portare rispetto a tutti e quattro. Spero e penso di esserci finora riuscito. Io sono contento veramente di loro. Bernardotto fino all'altro giorno era preoccupato perché non faceva gol e noi gli si diceva, guarda, a noi ci interessa le prestazioni e il gol non ce ne frega niente, perché se te giochi lo fai fare agli altri. Perciò ognuno poi ha le sue sfumature, no? Maniero è fatto a modo suo, per farlo giocare bisogna rompergli le palle in continuazione. Quando dice la gente, qualcuno ha scritto e aveva risposto, io gli ho, però bisogna anche sapere che gli avevo detto io. Hai finito di guardare la partita, è normale che se uno fa gol poi mi risponde, ci mancherebbe, ma è quello che voglio. Qui nessuno fa il permaloso o altre cose. Noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Tutto qui. Visto che stavamo facendo anche una conta degli acciaccati, barbe, infortunati, niente. Quant'altro Enrico invece? Enrico sta facendo un programma personalizzato da parte del dottore di chi lo sta gestendo. Enrico viene con noi in ritiro, verrà in panchina, ma non giocherà sicuramente. Però è giusto che inizi a stare un po' con noi, sta finendo il suo percorso di reinserimento e poi vediamo quando sarà in grado di darci una mano.
Mister, io volevo riprendere un attimo il discorso che le ho fatto prima, perché probabilmente forse lei non ha fatto caso a una mia puntualizzazione. Proprio in ordine, ovviamente, ai nomi che si stanno facendo, ai singoli, eccetera. È innegabile che ovviamente per aumentare il tasso complessivo o il tasso tecnico di una squadra, insomma, c'è bisogno di calciatori di livello e soprattutto c'è bisogno del valore aggiunto dell'allenatore, che si vede nel momento in cui riesce a far rendere al massimo i singoli che ha a disposizione. E io prima ho citato Tito. Tito in quella posizione secondo me è in grado di esprimere il massimo delle sue potenzialità. Ecco, in questo diciamo c'è stato diciamo, il suo merito, la lettura giusta del giocatore. Come Tito, ovviamente anche Aloy, questi sono giocatori che se messi in condizione di rendere secondo le proprie potenzialità sono di categoria superiore e ovviamente più ne tieni e più aumenta il tasso tecnico complessivo. Io penso che noi siamo sempre stati contenti dei giocatori che abbiamo. Noi non è mai uscito fuori niente da parte nostra e sui nostri giocatori, anzi abbiamo sempre cercato di difenderli, di dargli una mano. Lo ripeto, questa è una squadra prima di tutto fatta di persone per bene, di giocatori forti. Perciò noi, io penso che io, la società, il direttore, di quello che abbiamo fatto siamo contenti. Poi nessuno poteva prevedere che andavamo a fare delle partite senza 10-12 giocatori. Questo nessuno lo poteva prevedere, nemmeno noi. Però fa parte ci siamo cascati noi, ci potranno cascare altri. L'importante, io sono d'accordo sul fatto che dice lei che i giocatori forti vanno messi in condizioni di potersi esprimere. Quella era anche la disperazione dopo una partita brutta come a Francavilla, che ci ha fatto cambiare, ci ha fatto pigliare delle responsabilità. Tutto qui.